Bentrovati, nuovo appuntamento con i nostri spazi di approfondimento. Iniziamo a parlare con questa puntata delle attività sportive universitarie del Piemonte. Lo facciamo innanzitutto con il presidente del CUS Torino, Riccardo De Licio. Bentrovato, buongiorno presidente. Buongiorno a tutti voi. Un approfondimento, questo che vi vogliamo proporre, un appuntamento così che ci accompagnerà in queste settimane, anzi meglio in questi mesi, per raccontarvi quelle che sono le tante attività dello sport legato al mondo universitario. Un mondo universitario, Presidente, e entriamo subito insomma in argomento, che per quanto riguarda l'anno accademico sportivo ha già celebrato il suo inizio, anzi abbiamo anche le immagini dell'Università di Torino. Di poche settimane fa, insomma, avete inaugurato ufficialmente il nuovo anno accademico sportivo e direi su queste immagini cominciamo magari anche a fare un po' il punto di quello che è successo e un 2013 che riparte all'insegna di che cosa? Assolutamente, quest'anno è stato un anno straordinario, il 2012, abbiamo avuto dei grandissimi risultati sia sportivi sia organizzativi. Credo che ripetere un anno così sarà molto molto difficile e complicato, però abbiamo una squadra veramente molto molto seria, competitiva, che, di gente molto motivata, e questo mi fa ben sperare anche per il 2013. Io credo che sull'attività agonistica i risultati più incredibili sono stati quelli della promozione di Serie A dell'hockey, del rugby insieme all'hockey di A2 femminile. Abbiamo avuto le ragazze dell'Atletica che sono arrivate terze ai campionati italiani assoluti di squadra. Abbiamo avuto un grandissimo risultato della pallacanestro e della pallavolo femminile nella B. Perciò credo che a livello di polisportiva oggi possiamo davvero confermare di essere un'eccellenza nazionale. Oggi quello che reputo il risultato più incredibile è la partecipazione degli studenti universitari di Torino. Torino, città universitaria, città campus, è ormai è un modo di pensare della nostra città. I 100.000 universitari hanno praticamente tutti la tessera CUS, e questo ci permette di poter dire che circa 30.000 universitari fanno attività sportive di tutti i tipi al CUS Torino, utilizzando degli impianti che sono sicuramente molto qualificati, ma oggi sottodimensionati. E questo è sicuramente il progetto del 2013, pensare di poter costruire realmente, veramente, insieme alla città, insieme alla politica, insieme alle istituzioni universitarie, un impianto sportivo nuovo che possa sicuramente integrare e compensare le carenze oggi di impiantistica sportiva, sicuramente legate al mondo universitario. Insomma, che è una carenza che da anni si trascina e alla quale bisognerà trovare una soluzione. Comunque, confortante sentirle dire che Torino, città universitaria, non solo dal punto di vista dell'eccellenza degli studi nelle aule, ma quello che era un po' un vostro progetto che continua, cioè dare agli studenti la possibilità di certo laurearsi, ma di praticare più e più attività sportive a un livello decisamente eccellente. Ma io direi che questa ormai è una sensibilità che dalla politica piemontese alle istituzioni universitarie c'è una sensibilizzazione davvero straordinaria, perché fino a 15 anni fa lo sport era considerato un'attività di perditempo. Oggi lo sport è integrato come altamente formativo anche a livello universitario, ma la cosa importante è che qualifica la vita dello studente universitario in una città come Torino. Oggi pensare che l'università ci chieda di poter pensare a un progetto futuribile legato allo sport mi fa veramente molto contento e gratifica tutto il lavoro che stiamo cercando di portare avanti. C'è ancora molto da fare, sicuramente oggi la città deve credere in questo progetto di una città a forte vocazione universitaria, e noi siamo sicuramente disponibili a lavorare con loro perché questa città possa attirare sempre più studenti universitari. Voglio ricordare a tutti che nel 2006-2007 gli studenti stranieri a Torino erano 600, oggi sono 14.000. Io credo che questo faccia bene sicuramente a una Torino internazionalizzata anche grazie al sistema universitario, ma fa bene anche all'economia della città e fa bene anche all'interscambio tra i nostri studenti universitari e quelli stranieri. CUS però non è solo Torino. No, Torino assolutamente è È sicuramente Piemonte questo esatto, CUS. una città a forte vocazione, ma oggi abbiamo anche il Piemonte orientale, che si sta sviluppando ormai da parecchi anni, proprio negli ultimi 2 anni ha creato anche un CUS Piemonte orientale, e credo che in questo periodo stiamo cercando delle sinergie per poter continuare a operare anche nelle zone che fino a qualche anno fa erano sicuramente distaccate dal sistema sportivo universitario,
E con il Piemonte Orientale ci sono delle collaborazioni in essere proprio nell'organizzazione anche forse di eventi, di attività e sicuramente di integrazione di quello che oggi loro hanno difficoltà a creare, perché proprio non c'è storia. Il Custodino ha una storia di 70 anni e loro sono appena nati. Beh, in questo senso il Custodino ha il piacere e il dovere di collaborare con loro. Insomma, per farli crescere, perché insomma, la pratica sportiva universitaria diventi sempre più una costante nella crescita umana e professionale anche dei ragazzi che continuano gli studi. Siamo a inizio anno, lei ci ha fatto subito una cartolina del 2012 che si è chiusa in maniera eccellente, 2013 che conferma anche appuntamenti ormai diventati irrinunciabili nel panorama sportivo, ma che poi anche panorama di divertimento per Torino, i torinesi, i piemontesi, tutti quelli che vengono a Torino per partecipare e per seguire i vostri eventi. Abbiamo sintetizzato in un calendario, adesso magari vediamo insieme, insomma, quello che succederà in questo 2013, il concerto a Bardonecchia, che è il classico concerto di inizio anno, gennaio anche festa del CUS il 25 di gennaio, poi a febbraio ripartirà uno scatto per lo sport, che è il vostro concorso fotografico nazionale, che invita tutti, professionisti e soprattutto non professionisti, a fermare con un click quella che è l'esperienza dello sport, la fatica, la soddisfazione, insomma tutto quello che è una manifestazione sportiva in una fotografia. E poi noi abbiamo messo giugno il meeting di atletica, però non è ancora sicuro che sia giugno, dovete ancora insomma capire se sarà giugno, se sarà settembre, se sarà fine primavera o fine estate, però il meeting ci sarà, Presidente, anche quest'anno, perché insomma ci auguriamo tutti che ci sia. Tutti ce lo auguriamo, se lo augura anche il Custodino, la storia del Custodino, l'immagine di Primo Nebbiolo, però insomma le difficoltà sono tante e ancora oggi dobbiamo trovare un incontro con le istituzioni pubbliche, perché senza il loro aiuto molto probabilmente non si potrà fare. Bene. Ci auguriamo che questo non succeda, che si trovi il modo per poter tornare a Ruffini a godere di ore, di giugno, una giornata di grande atletica. Sempre a fine giugno le premiazioni interfacoltà, i campionati del CUS Last Minute Tour Cup, poi a fine luglio il concerto in Altura di Bardonecchia, che è quello estivo, insomma, che chiude un po' la prima parte della stagione delle attività con una festa, poi a settembre la mezza maratona, e questa è una nuova data, la mezza maratona del CUS che si sposta dalla primavera alla fine estate. Insomma. Sì, si sposta anche perché credo nell'impossibilità di poter organizzare degli eventi troppo vicini tra di loro. Esiste già una mezza maratona che era a settembre, è stata spostata ad aprile, all'inizio di aprile, perciò evidentemente credo che sia importantissimo pensare di rispostarci a settembre, in un momento in cui casomai inizia anche l'anno accademico vero e proprio, e i ragazzi nuovi potrebbero partecipare a questa gara proprio come nuovi arrivati a Torino. Quindi per sciogliere un po' i muscoli, un po' la tensione degli studi e anche conoscere anche un po' meglio la nostra città. E conoscere la città, esatto. E poi a ottobre la Roma in regatta, che anche qui è un appuntamento ormai diventato immancabile per gli amanti del genere, ma insomma per tutti quelli che amano poi anche la festa, perché sì, è una sfida tra gli equipaggi del Politecnico, dell'Università gli equipaggi inglesi, ci si diverte, ma ci si diverte durante la gara e anche dopo, perché poi è sempre festa i Murazzi. Sì, direi che adesso, poi che di Murazzi se ne parla moltissimo, lo sport fa la sua parte all'interno di questa struttura della nostra città, che è molto molto bella. La chiamerei comunque la festa delle matricole della nostra città universitaria, perciò abbiamo circa 20.000 matricole l'anno e questo è un numero impressionante. L'altro anno c'erano circa 25.000 persone a vedere, con i fuochi, insomma, è diventato un appuntamento classico voluto fortemente anche dal mondo universitario. Ecco, queste sono alcune fotografie dell'ultima edizione con i festeggiamenti per chi ha vinto, ma poi insomma la festa. E devo dire con piacere che sta nascendo davvero un po' di tradizione, ecco, e di appartenenza. Evidentemente questo è stato l'ottimo lavoro della squadra CUS, che finalmente ha toccato il cuore degli studenti universitari, perciò partecipare e tifare per l'università o per il Politecnico è già un momento di grandissima soddisfazione. Di Po, di Canoa e di Barche ha una grandissima tradizione, quindi giusto che anche l'università e il Politecnico partecipino a questa tradizione, che magari è più radicata in altri paesi. Assolutamente, ma, insomma, sì, ci sono delle università che vivono per questo mondo di sport, Cambridge lo dice, Oxford
lo dice, ma c'è anche una manifestazione in America dove ci sono 150.000 persone a vedere, che è proprio una sfida tra due università sul fiume, cioè veramente molto bello. Dicevamo del meeting, abbiamo anche alcune fotografie dell'ultima edizione. Volevo concentrarmi, abbiamo poco tempo, però mi pare che il meeting sia uno degli argomenti centrali del vostro calendario e anche delle preoccupazioni di questo 2013. Un meeting che ha portato, continuerà a portare, ci auguriamo, a Torino i grandi nomi dell'atletica, però è difficile averli. È difficile averli perché spesso a giugno c'è un calendario già di manifestazioni intasato, che sì. Insomma rendono difficile la possibilità di portare i grandi atleti. E poi tra l'altro il Rufini è anche stato poi attrezzato meglio rispetto a un tempo, quindi comunque delle spese sono state fatte, quindi sarebbe un peccato. Ma credo che l'atletica leggera in questa città ha fatto la storia dello sport, è nata qua come federazione, ha espresso un grandissimo dirigente come Primo Nebbiolo, ma ha espresso grandissimi campioni come Livio Berruti, come Da Milano, come Gerbi, Canatta, cioè atleti di grandissimo prestigio. Credo che insomma l'atletica debba avere un momento di grandissima eccellenza, il meeting lo è. E cerchiamo di portarlo avanti con tutti gli sforzi possibili immaginari. Oltretutto noi siamo a vocazione di atletica leggera, da qualche mese sono anche consigliere federale, insomma farò tutti gli sforzi possibili immaginari insieme a tutti quelli che amano l'atletica per poter continuare a fare questo meeting. Senta, chiudiamo con tre fotografie di tre atleti che nello scorso anno, nel 2012, si sono distinti un po' le punte di diamante del CUS. Tonto Donati, esatto, che ha vinto anche l'assoluto dei 50 km e questo è stato veramente straordinario come atleta. Ha mancato le Olimpiadi veramente per qualche momento, perché lui ha perso il posto perché c'era un altro grandissimo atleta che doveva andarci, poi purtroppo il grandissimo atleta è stato squalificato, ma purtroppo non si poteva più iscrivere nessuno. Poi c'è la Martina Amidei. Amidei, grandissimo talento dell'atletica italiana, una velocista strepitosa, universitaria a tutti gli effetti, veramente una splendida ragazza che farà molto bene anche nel prossimo futuro, allenata da Giacomini, e questo insomma è anche una formazione di un tecnico che si qualificherà nel tempo. E chi invece alle Olimpiadi c'era era la Clara Jai Prohn. Jai Prohn, che purtroppo per motivi anche, lasciateci dire, economici, è stata tesserata da un gruppo sportivo militare. A me fa molto piacere perché spero abbia risolto anche un minimo di problemi economici, e insomma il CUS Torino si può fregiare di aver formato un atleta così importante, ma la tradizione della canoa continuerà ancora al CUS Torino grazie a Tonto Donati, che si sta dando da fare molto per altri campioni. Presidente, l'augurio agli atleti, agli studenti universitari, a chi magari ha appena fatto la tessera del CUS per questo 2013, qual è? Vivete il CUS Torino, perché al CUS Torino si vive anche un'area socialmente utile, si fanno delle conoscenze straordinarie, a volte ci si fidanza anche, ma sono le amicizie che ti rimangono per tutta la vita. Io credo che chi non passa dal CUS a fare un minimo di attività sportiva, qualcosa perde per anche la sua formazione nel prossimo futuro. E noi con queste parole ci fermiamo. Grazie a Riccardo Riccio, presidente del CUS Torino. Torneremo presto, ancora con altri appuntamenti, ancora per parlare delle attività del CUS di Torino, ma di tutto il Piemonte. A presto.